questi sono preziosissimi documenti, antichi documenti religiosi, anche altamente storici per l'Italia, perfino per la lingua italiana. La missione della Santa Sede presso le Nazioni Unite e tutti gli organizzatori sono estremamente contenti, felici di essere riusciti a portare nel cuore della famiglia che è le Nazioni Unite questi documenti. Vorremmo, come uno dei nostri obiettivi, introdurre, far conoscere meglio la figura, la persona e soprattutto i valori di San Francesco d'Assisi. I valori fondanti delle Nazioni Unite sono anche quelle francescane, Francesco che promuove la pace, Francesco che promuove l'armonia della fratellanza dei popoli e Francesco che ama il creato. Il desiderio molto profondo e anche comune delle Nazioni Unite, soprattutto del segretario generale delle Nazioni Unite, il signor Ban Ki-moon, di poter ospitare ancora un altro Papa, sarà per lui il secondo Papa. Possiamo dire che speriamo, chissà, che questi manoscritti così preziosi possano precedere, possano annunciare una visita da colui che porta il nome del Santo. Finalmente, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro di squadra da parte di tutti, è arrivato il momento in cui stasera ascolteremo le parole, le immagini, le tracce di Francesco d'Assisi. Lo ascolteranno tantissimi ambasciatori, questa è la gioia più bella, perché sappiamo che nelle loro decisioni vi è la sorte del nostro futuro, del nostro pianeta. Sono molto felice di poter assistere e partecipare a questa inaugurazione. Il messaggio di Francesco, il richiamo al dialogo, alla tolleranza, alla pace, il richiamo al rispetto della natura, all'idea che la natura debba essere sorella, insomma, è veramente un messaggio universale, è veramente un messaggio che oggi gli uomini e le donne di buona volontà si attendono dalla politica. This initiative started in Avezzano. I was visiting my dear friend Flavia De Sanctis, and she was mentioning a project, a manuscript restoration project. And little by little, it came to fruition. So one arm in Avezzano, one arm here in New York, and we put this together. The idea of St. Francis at this time in the city's history and at this time in the history of the country and the world is an enormously important message. And as a matter of fact, the old Roman saying, verba movent, exempla trahunt, really applies. Words move us, examples compel us. The Italian Academy Foundation is very, very proud to have initiated this and bringing it to the United States. Volevamo portare una mostra che così indicasse Tommaso da Celano come il primo biografo di San Francesco. Da qui è nata l'idea poi della mostra su Francesco con il Sacro Convento. Questi eccezionali manoscritti e pergamene non sono esposti al pubblico, attenzione, neanche ad Assisi. Noi abbiamo scelto ciò che c'è di più vicino alla figura di Francesco. Le tracce sono documenti o pontifici o notarili, quindi sono vere e proprie testimonianze storiche, di carattere anche legale in certi casi, che questa persona è vissuta veramente. La seconda sezione della mostra è intitolata Parole e sono le parole dette su Francesco. Quindi le biografie e le cronache che parlano di Francesco e anche dell'ordine che si sviluppa. Invece le immagini sono le miniature in cui Francesco è il protagonista. Ecco, la mostra fa un po' un piccolo itinerario attraverso questo sviluppo dell'immagine di Francesco. E sono, ecco, dei pezzi rarissimi. Assisi, San Francesco, le Nazioni Unite, New York. Le pergamene oggi qui arrivano, sono un segno fisico, ma certamente sono il simbolismo di quell'antico cavaliere Francesco, che da cavaliere
alla conquista dei luoghi divenne cavaliere alla conquista della dignità. Andare sempre comunque verso l'altro. Credo che le Nazioni Unite debbano fare questo, andare sempre comunque verso gli altri popoli e soprattutto essere la vera casa, la vera cattedrale del mondo. Il popolo americano è in qualche modo fuso insieme con un'anima anche italiana. E allora, ecco, pensare di venire qui con questa mostra documentaria della vita di Francesco, della sua storia, della sua esistenza, ecco, assomma tutta questa serie di sentimenti, di emozioni che mi coinvolgono molto. Non è cambiato niente, perché l'uomo è sempre quello e il messaggio che fa bene è sempre lo stesso. Ecco, direi, attraverso l'arte, attraverso la bellezza dell'arte, ecco, questa qui è come una finestra aperta sull'universo, sul cielo, sul creato, è una finestra aperta sull'aldilà, sull'infinito. Come presidente della seconda commissione economica e sociale sento molto anche questo messaggio del frate di Assisi e del suo appello a stare con i poveri, a stare con gli esclusi. Papa Francesco verrà alle Nazioni Unite l'anno prossimo, comunque negli Stati Uniti, e porterà questo messaggio di inclusione, di maggiore eguaglianza nei rapporti con i paesi in via di sviluppo, e questo ci ricorda un po' la necessità di tornare a dei valori fondamentali. Assisi è una culla nella quale probabilmente il magnetismo francescano pone tutti noi verso un migliore atteggiamento di dialogo.